Il Movimento 5 Stelle. Onorevole Luca Frusone, bentornato. Salve, certo, noi condividiamo questo auspicio, anzi possiamo dire che a questa situazione non bisognava arrivare e l'unico antidoto a tutto questo era proprio il dialogo, quindi speriamo proprio che venga ripreso e che si riesca a raggiungere una soluzione concordata, perché appunto da una parte ci sono delle richieste di una fetta della popolazione, ma dall'altra bisogna appunto sempre parlare, è già stato detto, dell'alveo costituzionale. Luca Frusone, allora mi dica lei che ne pensa e che significato ha il 22 d'ottobre? Beh, come è già stato detto, ci troviamo in una situazione completamente diversa rispetto a quella della Spagna, ci troviamo all'interno di un tracciato costituzionale e quindi noi lo diciamo sempre, quando le persone possono votare è sempre una cosa buona, quindi anche questo referendum è comunque un'occasione per i cittadini di quelle regioni per esprimersi e per richiedere appunto un po' più di autonomia, non un'indipendenza, ma un'autonomia fiscale, la potremmo chiamare così, per gestire in maniera diversa alcune delle loro risorse. Il dato però che dovremmo tracciare da tutto quello che sta accadendo oggi in Europa, di cui questo referendum del 22 ottobre in realtà è solo una piccolissima parte, anzi non si può nemmeno riallacciare al discorso che sto per fare, che noi dovremmo capire che cosa sta succedendo a tutta questa Europa. Abbiamo avuto la Brexit, ora c'è stata questa spinta indipendentista in Spagna, saranno anche altre le spinte che seguiranno a questa della Spagna, quindi quello che noi dobbiamo capire è che questa politica europea che si sta portando avanti da anni, soprattutto la politica economica, in realtà non è assolutamente inclusiva, ma è prettamente divisiva. E questi fenomeni indipendentisti sono la prova del 9. Da tutto E questo, allora cosa dovrebbe la fare secondo Commissione lei europea. Bruxelles, Europa? Poi giriamo questa sua riflessione naturalmente a David Sassoli. Mi dica, ce l'ha lei la ricetta, onorevole? Beh, innanzitutto trattare in maniera diversa, come è stato detto anche prima, in maniera particolareggiata determinate regioni. Noi l'abbiamo sempre detto, che ci sono dei paesi, non si può avere una politica economica uguale senza avere una politica fiscale uguale, senza avere altri tipi di politiche uguali. Quindi in realtà noi l'abbiamo sempre detto, abbiamo criticato l'Europa per questo, perché si è pensato solamente a fare una moneta unica e non a tener conto delle varie differenze dei paesi, ma si è creato un unico standard, poi basato non si sa nemmeno su che cosa, e parlo ad esempio del 3%, ci devono ancora spiegare perché hanno tirato fuori la storia del 3%, in base a quali studi è stato tirato fuori questo 3%. Quindi hanno creato un sistema estremamente rigido che quindi crea delle discrepanze enormi fra un centro, che appunto è quello dei paesi che oggi tirano, e la periferia, che sono soprattutto i paesi del Mediterraneo. E quindi quando ci sono queste spinte in realtà indipendentiste, uno non si può meravigliare tanto se c'è una politica così rigida da parte dell'Unione Europea. Oh, Quindi allora mi fa girare, bisognerebbe onorevole, assolutamente recepire questi chiarissimo quello che messaggi. lei dice. Le riflessioni appunto a David Sassoli, che è vicepresidente del Parlamento europeo. È d'accordo, mi faccia sentire anche Frusone sul principio cioè che sta esponendo Cattaneo qui. Quindi aiuterà anche l'Italia, anche le zone più depresse, le zone che non sono così come il Veneto, così brillanti, meritocratiche e virtuose. Come abbiamo O detto, la noi Lombardia. supportiamo il referendum, però questa spinta d'autonomia naturalmente non basta per fare quello che è stato detto poco fa, cioè responsabilizzare e soprattutto evitare le piaghe del clientelismo, della corruzione. Per fare questo servirebbe prima di tutto una vera legge anticorruzione, che è proprio la pietra miliare che servirebbe all'Italia per ripartire. Quindi in realtà ben vengano questi tipi di referendum, però
c'è bisogno anche di una seria legge che vada a punire chi oggi in regione spreca, ruba, delinque e corrompe. Quindi prima di tutto servirebbe questo. Dopodiché, ritornando alla domanda precedente, per chi dice che questo referendum è mera propaganda politica, dobbiamo stare attenti anche a queste frasi, perché un referendum è sempre un'espressione popolare. Iniziare a tacciare il referendum di essere semplice propaganda politica vuol dire anche disconoscere lo strumento referendario, che è uno dei pochi strumenti di iniziativa popolare che abbiamo nella nostra Costituzione. Quindi alla fine poi accadrà come magari il referendum sull'acqua pubblica di qualche anno fa, che è stato completamente disconosciuto da tutti i governi che si sono succeduti dal 2012 in poi. Quindi noi assolutamente diciamo che i referendum devono essere presi per quello che sono, cioè degli strumenti che danno ai cittadini la possibilità di esprimersi, e quindi vanno rispettati come questo strumento. E il resto, se qualcuno pensa che si faccia politica attraverso un referendum, noi diciamo che in realtà attraverso un referendum si tirano fuori anche quelle esigenze, quelle richieste da parte di una popolazione che altrimenti non viene ascoltata. Quindi assolutamente non bisogna cadere in questo tranello che va a delegittimare i referendum. Grazie all'onorevole Frusone per essere stato con noi. Tanto...